Cari amiche e cari amici della Palamano, ben trovati a 7 metri, lo scorso fine settimana è successo veramente un po' di tutto sui campi, vittoria del Bolzano nel derby col Merano, una vittoria che poi vedremo nel dettaglio, partita bella, tirata, combattuta fino all'ultimo secondo, Roccambolesco, pareggio della piano contro la capolista Fasano, perde malamente il, il Bressanone a Trieste, il Pressano vince e torna alla vittoria al Pressano, poi è iniziato il campionato di Serie 2, il campionato di Serie 1 femminile. Si è giocato, ma bella vittoria delle ragazze del Brixen Citroen in, in Finlandia per la Coppa. Ma di questo e veramente di tanto altro parleremo in questa puntata. Vado a presentarvi subito i miei ospiti. Saluto con piacere Uli Gasser. Ciao Uli. Ciao Walter, grazie dell'invito. Tu sei, oltre che essere sempre in palestra, <ride> che segui tutte le partite, sei anche la responsabile del settore sì. giovanile del Bolzano. Da, da, da tre anni adesso. Da tre anni e qualcuno dei vecchi mi ha suggerito... Non ti posso dire che mi puoi <ride> immaginare, Anzi, dal Vai ha detto la Uli da quando è arrivata lei abbiamo iniziato anche a vincere campionati. Quindi state lavorando bene, no? Ma io spero che stiamo lavorando bene, è un lavoro intenso. Io dico sempre quasi come un lavoro part time, perché io le mie 4-5 ore al giorno di palamano le faccio. Voi avete l'under 13, l'under 15. Sì, iniziamo già con l'under 9, l'under 11 e poi con i campionati. Abbiamo quest'anno addirittura un anno 13 femminile. Due hanno 13 maschili, due hanno 15 maschili, un anno 17 femminile, un anno 17 maschile e una serie B. Ah, quindi proprio propri numeri, quanti siete in tutto? Eh, ho contato ieri 140 atleti. Complimenti e sabato arrivate, prima della partita se non sbaglio mi sembra il 20 o da Decathlon mm -hmm. a fare reclutamento, no? abbiamo anche qualche sì. foto, dovremmo avere... Siamo andati al 20 a fare un po' di pubblicità per la pallamano e era un'attività, un'azione molto interessante con tanta gente, tanta gente interessata perché purtroppo la Palamano non è ancora conosciuta come tanti altri sport. Addirittura ci rispondono, ah è quello che si fa in acqua, <ride> non è quello che si Quella fa è in la acqua. Eh no, era una bella esperienza con tanta gente, avevamo lì tanti giovani atleti nostri che facevano vedere la palla a mano, anche dei giocatori della Serie A. Sono passati poi i nostri allenatori, Lamano e Reinholdt, erano lì sempre con Silvano. E eh no, abbiamo fatto una bella giornata, un bel lavoro, e speriamo di avere. Di riuscire un a prendere ancora altri ragazzi eh. a palla, palla mano, complimenti e poi eri in palestra a vedere il derby, per cui ti coinvolgeremo <ride> anche per quello. Salutiamo anche con piacere Christian Raffel. Ciao, Christian, ciao, Walter, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Portiere della Piano. Abbiamo detto un pareggio colto nell'ultimo secondo, anzi, a tempo scaduto. Comunque, voi ci siete, state dimostrando in questo campionato di essere, giocarvela alla pari veramente con tutti. Sì, ormai è il terzo pareggio in casa. Ehm, diciamo che noi siamo contenti con i 5 punti che abbiamo raccolto adesso in queste 5 partite, sicuramente se andiamo a analizzare un po' le partite singole probabilmente qualche punto in più eh, c'era, però insomma questo fa parte della nostra strada quest'anno, continuiamo a lavorare e poi vedremo dove arriviamo a fine campionato. Ecco, entriamo nel vivo della trasmissione. Chiediamo alla regia di mandare i risultati di questa quinta giornata del massimo campionato. Si giocava appunto Serie A Beretta, la quinta giornata vedeva eh, il Carpi che vince col Cassano, il Cassano che batte il Bolzano eh, e poi perde con il Carpi 30-26. Si diceva Bolzano Merano 27-26, partita veramente. Non tanto bella tecnicamente, ma da seguire perché è emozionante, con lo strascico finale di un ricorso che è arrivato dal Merano proprio per, per un errore tecnico. Che poi andremo a vedere. Eh, Trieste che per, vince col Bressanone 35-26, questa forse è la più grossa sorpresa della giornata. Appiano Fasano 32-32, il Bressano che Vince bene 27 a 21 con l'Albatro Siracusa e poi la vittoria del Sassari sul Secchia Rubiera per 38 a 21. Ha riposato il Conversano, vediamo la classifica, molto molto corta, Fasano, 8, Sassari, eh, Fasano 9, Sassari 8, quindi Conversano, Merano, Bressanone 6, Appiano, Pressano, Bolzano 5, Trieste 4, Cassano eh, assieme al Carpi e al Secchia 2, Albatro eh, a 0. Uli, una classifica molto molto corta, abbiamo visto che tra 6 e 5 e 4 col Trieste ci sono quasi tutte le squadre. Sì, è bello così, no? Mm. Perché fino alla fine non si sa, hanno tutti la chance ancora di recuperare, come si può sperare che qualcuno che ha già un punto in più ne perda una, no? Come te dici, i pressi una è probabilmente è una sorpresa per tutti noi. Mm. Cioè quando ho letto il risultato ci ho messo due volte a, a capire che era vero. Come vedi tutto è possibile, no? In questo... Campionato. ed è bello così non quando uno è già in punta e gli altri non sanno se lo raggiungono o no. Christian voi avete dimostrato, avete... Fasano abbiamo visto ha perso il primo punto contro di voi, voi avete perso poi il derby la settimana prima Merano all'ultimo secondo, cioè, quest'anno comunque la vostra squadra è costruita per fare bene. No? L'arrivo sì. di Lazarevic, l'arrivo di Ratko che sta giocando molto bene in questo momento. Sì, noi in questo inizio campionato abbiamo veramente, secondo me abbiamo fatto anche bene. Eh, come ho detto prima, eh, poi nelle partite singole probabilmente contro Bolzano, forse anche contro il Pressano potevamo eh, anche vincere, eh, però insomma sabato per noi sicuramente è un punto eh, più guadagnato che, che perso perché abbiamo veramente. Eh, Quattro secondi alla fine, abbiamo fatto due gol, quindi questo eh, sicuramente non succederà spesso. E penso che ovviamente, ancora presto, di, di parlare di classifiche, sappiamo tutti che i quattro big tra i due pugliesi: Sassari e Brixen saranno probabilmente questi che si giocheranno sia il campionato che anche la coppa. Eh, poi, adesso è un po' presto parlare perché qualcuno ha fatto già come Brix, hanno giocato come Fassano e Sasseri, magari Fassano deve giocare ancora tutte queste partite. Eh, vediamo, probabilmente dopo il giro di andata vedremo un po' meglio dove tutte le squadre si, si mettono in classifica. Perfetto, vediamo anche rapidamente il campionato di Serie 1 femminile. Dicevamo non ha giocato il Brixen City, che rimane in testa alla classifica, però ha ripreso a giocare. Vediamo il Salerno che vince facile 36-26 a Ferrara. Il Brixen aveva già giocato 34-22 questo turno contro il Padova. Poi il Pontigna che batte 31-29 il mezzocorona, mezzocorona che fatica a far punti. Comunque il Pontigna è un'ottima squadra, a perdere di due è un buon risultato. Erice 34 a 28 vince sul Casalgrande, il Mestrino si conferma capolista con 29 a 17 sul, sul Malo, e poi la vittoria del Cassano in trasferta sul Leno 35 a 22. Vediamo la classifica: Mestrino e Brixen City la 8. Salerno con una partita eh, da recuperare, anche questa si deve rigiocare. Era stata finita in pareggio con il Pontigna, eh, sono a 6. Poi l'Erice a 5, Casalgrande a 4 e via via tutte quante le altre. Una domanda Uli, so che tu segui il Brixen femminile, quest'anno l'abbiamo già detto, è la squadra da battere? Sarà difficile, però secondo me, perché secondo me è una bellissima squadra, però come vediamo tutti sono da battere, non si può dire niente, ma secondo me sono i favoriti di questo campionato. Ecco, è iniziato anche il campionato di serie A2 femminile, si giocava la prima giornata, questo è un campionato quest'anno che è ancora più interessante, l'anno scorso era un campionato regionale, quest'anno è un campionato con tre squadre del Veneto, magari vediamo i risultati anche di questo. Eh, sorpresa, cioè bella vittoria della seconda squadra del Brixen Citroen sull'Arcobaleno Padova per 18-15, giocavano contate perché le altre erano andate in Finlandia, perché loro sono le, con la prima squadra poi la vittoria del Brunico a Besenello 44 a 13 la vittoria dell'Oderzo Oderzo che sappiamo è scesa dalla 1 col Cusudine per 26 a 19 il, il derby diciamo del, del Burgraviato tra Scena e Laugen Tinsens, ha vinto la vittoria delle ragazze di Lucas Wallner per 24 a 18 e poi la vittoria del Taufer sul Lagundo 41 a 11 la classifica è presto fatta ovviamente questa qua era la prima giornata chi ha vinto tutte quante a due e le altre praticamente sono a zero. Quindi Arcobaleno, Laugen, Udine, Lagundo e Besenello sono a zero. Ecco, noi siamo arrivati al momento di vedere il primo servizio filmato, c'era questo derby, il derby, derby della Mebo, come l'abbiamo soprannominato, andiamo a vedere come sono andate le cose. I derby portano sempre grande tensione sino alla fine. Ne ha un esempio da manuale la partita giocata sabato sera alla Palaga Steiner tra l'SSV Lohacker Bolzen Volksbank e l'Alperia Merano, che si è conclusa 27-26 per i padroni di casa. Davanti a una grandiosa cornice di pubblico, i due avversari Alto Tesini si sono contrapposti da subito in un derby avvincente e combattuto. Ad avere il migliore avvio è stata la squadra della città del Passirio. Un tiro dai 7 metri di Lucas Stricker al quarto minuto e una doppietta di quello al quinto e al settimo hanno portato i meranesi sul 4-1, un distacco che i Bolzanini ha dovuto ricorrere per diversi minuti. Infatti, anche se i biancorossi hanno insistito per annullare il divario, l'esplosivo reparto offensivo dei Black Devils ha risposto con altre reti. Quando Hermones ha parato un tiro dai 7 metri di Lucas Stricker al 19 minuto, c'è stata la svolta. Turkovic e compagni hanno acceso il turbo e, da un 8-11 al 21 si sono portati in vantaggio con un parziale di 6-0. Prima i biancorossi hanno giocato da esperti una doppia superiorità numerica e pareggiato al 25esimo, poi un tiro dai 7 metri di Turkovic al 26esimo e un forte Udovicic al 28esimo hanno portato al 13-11 con cui si è chiuso il primo tempo. E i Bozzanini hanno proseguito sulla stessa linea anche nella ripresa. Udovicic al 32esimo e Pasini un minuto dopo hanno allungato a 15-11 primi segni di debolezza da parte dei meranesi, Non proprio, anzi, la squadra di Jürgen Prantner ha ritrovato in fretta il proprio passo. Alcune ingenuità dei Bolzanini sono state un invito per i diavoli neri che le hanno sfruttate. Con alcuni break di due reti si sono riavvicinati e al 43 hanno segnato la rete del 18-18 con Cascone. Il Palagastainer era stato ancora una volta teatro di un finale avvincente. Prima, però, l'SSF Aoloaker Bolzen Volksbank ha voluto chiudere il discorso. Guidata da Turkovic, la squadra di Sporcic si è portata da un 21-21 a 25-21 con un parziale di quattro reti. Al 55 esimo quindi, tutto lasciava presagire una vittoria biancorossa nel derby. L'Alperia Merano, però, non ha mollato e si è riavvicinata. Le è stato d'aiuto anche il cartellino rosso, combinato al 55-, a Turkovic per la terza penalità di tempo. Per due volte quello e Max Prantner hanno accorciato le distanze per il 26 a 25 al 59 e all'improvviso la partita si è riaperta. Il Merano ha messo sotto pressione la difesa bolnerina ma al 60 minuto Jonas Walcher ha liberato i biancorossi con il 27-25 che di fatto ha chiuso la partita. Un esito che il 27-26 segnato da Petricevic non ha potuto cambiare. No, sicuramente un bel derby da giocare eh. si sentiva sia in campo sia anche prima del, della partita, già si sentiva questa, questa partita, sapevamo che era fondamentale per noi iniziarla bene perché avevamo in questo campionato problemi eh, cominciando le partite cominciavamo male le partite, entravamo male in partita e oggi penso anche se eravamo sotto eravamo sempre là, sempre in partita poi eh, ci siamo staccati un po' sapevamo che Marano ci dava battaglia fino alla fine e con questa difesa ci hanno un po' col cartellino rosso di Deane con questa difesa ci hanno un po' messo in crisi, però eh, sapevamo, sapevamo uscirne. Ecco. Io penso che, primo tempo, non dico potevamo chiudere la partita, ma lì si vedeva eh, proprio un po' l'esperienza che volevamo chiuderla, forse già all'inizio, primo tempo, cioè alla fine, primo tempo. Invece Bolzano è stato bravo, hanno, hanno sfruttato i nostri errori e alla fine non bastava e penso per vincere un derby a Bolzano devi fare molto meno errori. Ecco Uli, bellissimo derby, poi adesso andremo a vedere gli episodi. Io devo fare i complimenti a tutti i giocatori e al pubblico, perché non è stato facile, vedremo anche degli errori arbitrali, c'è stata una correttezza sia dal pubblico da una dall'altra ma dai giocatori in campo perché avrebbero potuto saltare i nervi a un certo punto mm -hmm. anche io mi sono meravigliata mm -hmm. <ride> che non sono saltati i nervi Tu eh, in pubblico cerchiamo sempre anche di spiegare già ai ragazzi che, eh, è sono, no, che è un gioco, che è fair play che tutti fanno errori per quello mi piace anche ai tornei dai piccoli far arbitrare proprio i nostri ragazzi che vedono che non è così semplice che faranno loro errori anche loro e, il pubblico era carico, era pronto a combattere anche per questa squadra, a fare il tifo ed era veramente bello, bello, bello. Abbiamo tanti mm. giovani che arrivano adesso che fanno il tifo mm. e c'era proprio, una, secondo me, una bellissima atmosfera. Mancava il pubblico. Adesso abbiamo ricostruito, ci sono state diverse situazioni arbitrali controverse, ne abbiamo scelte praticamente... Tre, sono i tre volte e due minuti che ha preso Dean Turkovic, la prima volta che prende Rosso, probabilmente da, da quando è a Bolzano per tre volte e due minuti, e poi i secondi in cui sono costati poi che il Merano ha fatto ricorso. Magari anche con l'aiuto di Christian cerchiamo di ricostruire, vediamo, partiamo con la clip dei tre volte e due minuti. Ecco, questo è il primo, dopo tre minuti di gioco si vede che lui, Max entra così, Dean gli fa un fallo che l'arbitro gli dà due minuti, lui si chiede come mai ci sembrano forse un po' eccessivi questi due minuti, poi sentiamo il questo è il secondo, vediamo anche qui Max entra, dan si sposta, probabilmente una difesa in aria, ci può stare il 7 metri, vediamo qui però l'arbitro che va su, prima è indeciso, sembra fischia, indica 7 metri, poi fa quasi un gesto, no, sì e dà il 2 minuti e poi questo dove si vede che Dean sta andando via, la palla gli viene toccata dal giocatore del merano, lui la vuole lasciare per terra e qui prende due minuti per questa situazione. Christian, che sei diciamo neutrale, cosa dici di queste tre situazioni? Sì, ehm, allora forse dopo tre minuti eh, di gioco dare già il, il due minuti, adesso io non conosco la storia di questa partita, però ehm, forse il primo si poteva anche dare un giallo, che comunque era un fallo, sì ci stava anche il giallo, adesso non, non so se c'erano già dei gialli prima, o eccetera, eccetera. Poi forse il, il secondo fallo era anche quello più, più, insomma, più da due minuti, e sull'ultimo secondo me l'arbitro forse ha visto... La palla, eh, la palla andare via e non ha visto che magari il giocatore del merano voleva prenderla e, e sono, e sono sempre episodi, soprattutto in difesa. Sono episodi da, che devono decidere arbitri in un secondo, quindi ehm, loro forse possono interpretare una cosa un po' diversa di quello che noi adesso con calma possiamo vedere sul video. Quindi ehm, io dico sempre: la palla a mano è un gioco. Eh, Contatto, deve essere un gioco maschile. importante che è che la, la c'è il fair play e la correttezza, che nessuno volontariamente fa male a qualcuno. Quindi, qualche volta un po' di contatto ci sta perché questo comunque è comunque la palla a mano. Perché nessuno vuole far entrare un attaccante liscio in difesa senza, senza contatto. Uli, tu come l'hai visto? Ma come dice lui, forse i primi due ci potevano anche stare. Ma in una partita così calda, così um, importante, dare il terzo due minuti dove sai che significa rosso per il miglior giocatore, secondo me puoi darlo solo quando ti senti sicuro di una cosa. E come vediamo hanno sbagliato. Quindi questa cosa la fai se vedi che è successa così. Soprattutto con Dean, che secondo me è uno dei più gio giocatori più corretti che abbiamo come Bolzano quindi non ci stava, si vede anche che dopo, la, la, dopo il rosso di Deian la squadra si doveva rit ritrovare, no? proprio erano persi, purtroppo erano, sì. è andata così. Sì. <ride> e poi vediamo di ricostruire invece l'ultimo minuto, il Merano era in fase di rimonta, stava recuperando, era sotto di, abbiamo visto era sotto di 4, era arrivato sotto a 26-23. A eh, ha segnato su rigore, eh, c'è cioè stato al 18.58.36 se non sbaglio. Gioco fermo, quindi rigore e eh, eh, due minuti per Matà, che doveva finire la partita in inferiorità numerica al Bolzano. Matà a rigore tirato da, se non sbaglio, Queglio, e poi lì è successo un po' di tutto. Magari ricostruiamo, abbiamo anche qui la clip. Cos'è successo? Siamo partiti da rigore di Queglio. Qui vediamo 58,38 da Referto e 58,36, Queglio tira, vedete che noi abbiamo messo il cronometro che va avanti per capire cos'è successo in quei secondi. Il Bolzano prende palla, partono subito, due passaggi e vediamo che qui adesso praticamente il cronometro sta andando avanti, passano indietro, alza subito il braccio del passivo, l'arbitro. Ovviamente, quello ruba palla, la dà a Max Prantner che va, tira. Nel frattempo sono passati 23 secondi. Se Vedete, poi qui Mario cioè viene chiamato il tempo, e in questo momento gli arbitri stoppano il tempo. Quindi, erano passati 28 secondi. Dal referto, che ovviamente fa fede, probabilmente quello, si vede che il gol di Max, il numero 6, è al 29,03. Successo che poi sono stati fermi, è stato fermi circa un, due minuti i cronometristi hanno portato avanti l'orologio fino al 29.30, quindi in pratica da quello che si deduce si è giocato solo 30 secondi, invece si sarebbero dovuti giocare se non sbaglio 54, quello è quello che è successo che ha spinto il Merano a fare ricorso. <ride> eh, sicuramente ehm, se eh, il cronometrista prende il tempo lui deve avere sotto controllo anche il tempo che... Se il tabellone non continua a, a insomma, andare avanti, quello eh, non fa fede. Cioè fa, fa, fa fede sempre il cronometrista con l'orologio in mano. Quindi, ehm, se effettivamente il gol di Max era a 29.06, è da capire dove sono rimasti quei secondi che mancano. Ehm, non so eh, se eh, il tempo è partito subito, eh, non so se il cronometrista ha dovuto recuperare magari dopo il rigore, è sempre difficile in queste situazioni eh, eh, a, da fuori insomma, di, di, di valutare ehm, cosa adesso sarà, il, il, dopo il, sarà il, giudice a, a, il giudice sportivo a decidere se effettivamente c'era una mancanza o se non c'era una mancanza. Comunque c'è da dire che a Bolzano il cronometro, il tabellone elettronico fa sempre problemi, la Mugli a un certo punto nel primo tempo è dovuta andare lei a sistemarlo, giusto? <ride> sì, <ride> ma io li capisco anche, devono farlo a Merano, devono farlo a Bessanone, a piano, gli orologi sono diversi da, dappertutto, io che lo faccio sempre con le giovanili, giovanili ovviamente lo conosco meglio e allora c'era questo gol dalla parte sbagliata e c'era da correggere che poi mi hanno chiamato. Sì. Comunque un appunto se si può fare al comune di Bolzano, perché a Bressanone e a Merano è anche facile perché vedi i gol che vengono segnati, invece a Bolzano è abbastanza vecchiotto, quindi diciamo che forse ci vorremmo un tabellone nuovo. No, no. sarebbe troppo bello, sì. Mm. Comunque Abbiamo su già prodotto, vediamo. Mm, su questa cosa qui parlano un po' le immagini, non c'è molto da, da dire. Insomma. Noi siamo arrivati al momento del primo stacco pubblicitario, diamo la linea alla regia e poi torniamo in studio. Dopo Bolzano e Merano, ora Dogat è presente anche a Lagundo. Al centro commerciale Algo, il nostro nuovo punto vendita vi attende. La più vasta scelta di prodotti per tutti gli animali domestici. Scopri tutte le nostre novità su www.dogat.it oppure seguici sulla nostra pagina Facebook. Hotel Ristorante Kematen a Coll'Albo, nel magnifico scenario dell'altopiano del Renon, a due passi da Bolzano. Nelle sue spettacolari e caratteristiche sale storiche, gusterete il meglio della gastronomia altoatesina, italiana e internazionale. Ideale per pranzi e per cene aziendali, come per ritrovi di famiglia o cene romantiche. Potrete inoltre rilassarvi presso la nostra area wellness Beauty Farm. La vicina chiesetta privata ne fa anche uno dei luoghi più ricercati per matrimoni. La famiglia Unter e il suo staff vi aspettano. www.chematen.it. Ecco, archiviato il, il bellissimo derby emozionante anche con gli episodi di Moviola, poi vedremo un po' cosa succederà di questo ricorso tra che ha fatto il Merano per i secondi mancanti. Si giocava, adesso andiamo a vedere il prossimo servizio, abbiamo fatto un servizio che è cumulativo sia della partita della Piano, il pareggio della Piano anche questo con, con qualche strascico polemico alla fine e la sconfitta del Bressanone in quel di Trieste. Incredibile pareggio colto dalla Piano contro la capolista Fasano. La squadra di Klimec ha avuto il merito di crederci sino alla fine. Dall'altra i pugliesi che hanno mantenuto la loro imbattibilità e tornano a casa con 32 a 32, primo tempo 15 a 14 dalle mille emozioni. Palpitazioni a tempo scaduto con il gol di Starolis, che arriva su tiro da fermo e dopo che, su segnalazione di passivo, Fasano aveva perso la palla della possibile vittoria. Per Starolis le reti decisive sono due. L'ultima è la più bella, ma altrettanto importante è il momentaneo meno uno che apre il mini parziale con cui Appiano strappa un punto prezioso e di prestigio. Fasano resta capolista ma vede arrivare alle spalle la Raimond Sassari. Sono molto contento della squadra che gestiva la partita molto meglio, attacco lungo e abbiamo creato veramente tante situazioni. E pochi sforzi, giustamente avendo in porta come vito non è facile segnare, però abbiamo portato un grande punto oggi. Si ferma la corsa del Brixen. Gli altoatesini perdono il 146 derby d'Italia contro Trieste. Prova di forza dei giuliani di Freddy Radojkovic, autori di un 35-26, primo tempo 18-11, senza appello, che ferma la squadra in grado solo due settimane fa di costringere al primo passo falso stagionale i campioni d'Italia del Conversano. Gli alabardati si godono le 10 reti di Bratkovic e dimostrano di saper soffrire, incassando le sfuriate iniziali di Bressanone 5-3 e toccando il primo vantaggio sensibile sul 12-7. Sfruttando un passaggio in doppia superiorità numerica, Trieste trova il 15-8, preambolo al 18-11 su cui si va alla pausa. Il ritorno degli ospiti si manifesta nel 25-22 attraverso il quale Mitte Ruzner riapre il match. Ma la partita è di Trieste, parziale di 7-2 e timeout di ora a 5 minuti dal termine che con il punteggio fissato sul 31-23 serve a poco. Abbiamo sbagliato qualcun passeggio, qualcun tiro facile e niente, dopo si è visto tutto che squadra non funzionava no? e quando nessuno funziona... Questa è responsabilità mia, no? Soprattutto, eh, qualcuna cosa è sbagliato in queste ultime due settimane di preparazione per questa partita. Ecco, abbiamo visto le due partite e rapidamente abbiamo sentito anche i pareri a caldo dei due allenatori. C'è da dire Uli, penso che la partita tra Fasano e Eppane è anche un record, perché se non sbaglio il signor Raf l'ha preso il suo primo cartellino rosso da quando gioca a pallamano, giusto? Sì, comunque, <ride> comunque su, su una cosa così, sì. Primo, no, cartellino rosso. primo cartellino e rosso. E qui sì. abbiamo anche, so che parlavo anche con altri giornalisti presenti, poi abbiamo rivisto le immagini e ho detto: francamente, facciamo fatica. Anche questo è stato molto discusso, mancavano 10 minuti circa. Sì, sono sette minuti. Abbiamo qui le immagini anche di questo, anche perché è stato un episodio che secondo me all'inizio non si capiva neanche perché te li hanno dati. Vediamo, qui il giocatore entra. Cristian esce per la parata e vediamo che viene chiamato, viene fermato il tempo. Vediamo, lui entra. Fa l'uscita, ovviamente in aria il portiere esce. Il giocatore dice: Mi ha mancato di poco, sembra di aver mimato dico, per un pelo, non mi prendeva. L'arbitro va a metà campo. Si consulta con l'altro arbitro che era dall'altra parte, tu spieghi Mimi come è successo, cartellino rosso diretto, senza neanche dare due minuti. Adesso va bene tutto, io penso che chi debba vedere queste cose eh, le, è giusto che le veda. Noi abbiamo sempre detto: non facciamo mai polemica, cerchiamo di essere costruttivi. Uli, un tuo parere su questo episodio. Io dico sempre: non chiedetemi cose tecniche, io faccio. Tutte le cose organizzative, però, qua devo dire quando l'ho visto aspettavo ancora il momento di quando li davano rosso e poi ho visto che era proprio questa azione qua. Se, che secondo me era nella sua area, non, cioè, secondo me il rosso qua, come dici, è da discutere. Io non me ne intendo, ve lo dico, ve l'ho detto, però, secondo me <ride> ci sono proprio rimasta adesso a vedere la prima volta che lo vedo. Cosa è successo? No, so che è difficile <ride> parlarne. Sì, è difficile. Allora, io penso che comunque ehm, per dare un cartellino rosso a un portiere ehm, deve esserci una volontà di, di fare male al, al, all'attaccante. Nel senso ehm, è vero che l'aria, è il campo del, del portiere, comunque il portiere non, intanto non può neanche uscire fuori dall'area perché lì basta che, che sei vicino e prendi già il rosso. Secondo me in questa azione sia da parte mia ma anche da parte del, dell'attaccante non c'era né da uno né dall'altro la volontà di, di, di contrasto, perché comunque non c'era neanche la storia della partita, non è che c'era qualcosa prima che fosse poteva. Ehm, un, creare un, una situazione del genere, qua secondo me io faccio due passi in avanti, faccio un salto di pelle d'ossa normale, laterale, lui arriva fino a tre metri dentro nell'aria, terra quasi su di me, e, ovviamente l'arbitro in questo caso deve decidere, ha fischiato, fosse dal primo impatto sembrava che c'era un tocco, comunque non era volontario, l'unica cosa che io sono rimasto un po' male è che devo anche dire che Nottarangelo in questo momento ha fatto un fair play veramente ottimo perché lui è l'arbitro, prima che l'arbitro mi ha fatto vedere rosso, gli ha detto guarda che non mi ha toccato, mi è arrivato solo vicino. Poi questo mi ha lasciato un po' perplesso perché dico eh, non c'era... Insomma, non era l'uscita fino a 5 metri dove un arbitro potrebbe vedere magari un antisportivo o una volontà di fare male. C'era un contrasto che secondo me in, in tutte le partite ci sono, non ogni contropiede, non ogni tiro dall'ala, dove esce il portiere c'è... Cioè, insomma, ci arriviamo vicino. E poi addirittura il giocatore gli dice all'arbitro, guarda che non, non mi, mi ha preso. toccato, eh, questo poi mi ha lasciato un po' perplesso, comunque... Eh, come ho detto prima, l'arbitro deve decidere in quel secondo là, ha deciso così, um, basta adesso, noi, non... noi continuiamo, <ride> insomma non, non, eh, non, certo. non posso dire altro. Certo. Vediamo invece l'episodio anche del finale, perché anche questo è stato molto discusso da parte di, di Mister Ancona, ho visto, e da quello del Fasano, si giocava gli ultimi 4 secondi, 29,55, si riparte con possesso palla al... Alfasano giocavano in 4 in inferiorità numerica, vediamo che l'arbitro assegna il 9 metri praticamente a tempo scaduto, perché 4 secondi poi Starolis si inventa questo tiro e, e segna che ha fatto praticamente la barriera e a tempo scaduto. 4 secondi, 2 gol, anche questo... C'è stato questo passaggio indietro al, al portiere. Qui io mi sono anche un po' informato vedendo, perché non avevo mai visto anch'io questa situazione. Da regolamento, però, il passaggio al portiere negli ultimi secondi può essere considerato passivo diretto. Eh, forse era meglio se quel giocatore che ha ricevuto palla palleggiasse un secondo in più prima di dare al portiere, la partita sarebbe finita. Adesso, da regolamento, ci può stare. Io non l'avevo ancora mai vista una situazione del genere. Tu lo sapevi. No, allora eh, il discorso è che purtroppo le regole di Pallomano, essendo un, un gioco così eh, atletico, eh, lasciano veramente tanto, tanto tanto spazio di interpretazione. Um, in questo caso il Fassano era loro erano in quattro. Noi abbiamo ovviamente marcato tutti quanti. Eh, il giocatore non poteva diciamo dieci anni fa potevo prendere il pallone e buttarlo in tribuna adesso, prende... adesso non lo puoi fare perché è antisportiva è rigore eh, palleggiare non era possibile perché davanti c'era giocatore eh, in questo caso il giocatore ha dato il, la palla al portiere ehm, perché era l'unico giocatore che non era marcato a uomo ovviamente la palla indietro non la puoi dare ehm, perché diciamo anche il passivo, i sei passaggi sono un modo da dire, perché quando è passivo tu devi attaccare, perché se no io palleggio verso la mia metà campo, allora anche subito l'arbitro fischia. Quindi sembra che la regola è così, io personalmente neanche io ho visto eh, una decisione così, non l'ho mai visto, probabilmente perché forse non c'era neanche, comunque se guardiamo proprio il regolamento è... Purtroppo, cioè, per fortuna per noi, eh, è così. E il 9 metri in questo caso era anche la decisione insomma, giusta dal regolamento. Pulli, ne abbiamo viste di tutti. <ride> Un bel gol, quest'ultimo devo dire. Sì, Complimenti, a se me l'ha voluto anche con questo tiro del polso. Quindi, comunque, niente. Archiviato anche questo, andiamo a vederci la, la top 7 di questa settimana, anche qui non era facile perché ci sono state belle prestazioni un pochettino da parte di tutti, andiamo a vedere com'è la top 7, abbiamo messo eh, Lorenzo Martelli come portiere, eh, anche se alla fine ha vinto il Bolzano, però lui effettivamente ha fatto forse una, una delle migliori partite eh, così, poi abbiamo Iacchemet e Alberino del Presano, sono le due ali, Alberino sta segnando veramente tanti tanti gol, Iacchemet è arrivato da Merano quest'anno, anche lui... Ottima prestazione. I terzini sono la coppia di terzini di, della Piano, Starolis e, e Uros Lazarevic, che veramente sembra che per lui le prime vere non passino. passino. Eh, Dean Turkovic, miglior giocatore in campo, a parte i tre volte due minuti, è lui quello che ha trascinato il Bolzano alla vittoria. Eh, David Gligic come pivot ha fatto anche uno dei gol più importanti, per quello l'abbiamo inserito, Allenatore Adam Klimek perché sta facendo, sta facendo giocare bene la piano. Questo è quello che abbiamo pensato noi. Un tuo commento, Uli? Li vedi, se d'accordo. Ehm, sì, mi piace. Bern è un giocatore che è sempre costante. Un bel giocatore. David, mi piace, è carino. E poi devo dire, il portiere del Marano era bravissimo in questa partita. Non c'è niente da dire, lui è No, ha fatto bene lui, quindi secondo me è una bellissima top 7. Gli altri non li ho visti, ma quelli che ho visto prima. Può dircelo a lui se quest'anno i due terzini vostri, soprattutto Uros da quando è arrivato, vi ha dato sì. Eh, Uros <ride> è, è sempre una garanzia, insomma questo l'abbiamo visto anche queste prime cinque partite. Lui eh, sta facendo un attacco. Sembra di, di non eh, <ride> lui, vede sempre la porta e ha sempre quella spinta verso, verso la porta. No, se no, eh, sono d'accordo con questo top 7 perché, comunque, il Pressano ha rimpiazzato insomma, queste due ale storiche come Jongo e, e Di Maggio. E hanno avuto veramente eh, hanno due ali forti. E per Dean, ovviamente, non dobbiamo discutere. E anche il pivot eh, arrivato adesso a, a Bolzano: Gligic è un bravissimo ragazzo, è giovanissimo. Um, però visto che sta facendo bene, ha fatto anche bene contro di noi e quindi ci sta benissimo. Vediamo rapidamente come si è mossa la classifica dei marcatori anche questa settimana. Eh, vedevamo la settimana scorsa: c'era in testa Luca Stricker, <coughs> rimane in testa anche se ha fatto solamente 4 gol. Raggiunto da Uros Lazarevic e da Stefano Arcedi del Bressanone a 35, Dan Turkovic a 33, Martin Sonnerer a 32. Cinque I primi 5 sono tutti giocatori. Militano nelle, nelle squadre altoatesine, e per cui diciamo è già un, un po' un successo. E poi Star, Starolis comunque eh, a 29 e dietro. Dovremmo avere anche quella femminile per vedere: sì, qui c'è già da Babbo in testa con 31, eh, lei quest'anno sta segnando con ancora più continuità. Da vedere il sesto posto della Sofia Ghilardi con 22, che è appena rientrata dall'infortunio al crociato già sta facendo una grande stagione. Ecco, siamo arrivati al momento del secondo stacco pubblicitario, diamo la linea alla regia e poi torniamo in studio. Sono Marlene. Sono nata e cresciuta qui, in Alto Adige, nel cuore delle Alpi. Mio padre è il monte, grandioso e forte, saggio come il tempo. Mia madre è la luce del sole. Il suo calore accarezza la mia pelle. Ora conosci le mie radici. Non sono una mela qualunque. Sono Marlene, figlia delle Alpi. 200 Jahre Tiroler Versicherung. Feier und Flamme für die Frauen. 200 Jahre feiern wir fraulich. Mit 200.000 Euro für Kinder- und Frauenprojekte. Informationen zur Teilnahme unter frautiroler.info. Jetzt einreichen. Sicher sind wir weiblich. Die Tiroler Versicherung. Nuovi in studio. Siamo arrivati al momento di ascoltare la, il classico angolo di Luca Boninsegna, Andiamo a vedere chi c'era con Luca questa settimana, cari amici della palamano, benvenuti a una nuova puntata della Hanpass Tube. Oggi con me il nuovo vecchio acquisto del bolzano Jonas Matani. Ciao Gianni ciao Gianluca, grazie dell'invito. Ti avevamo lasciato. Due anni fa a Bolzano, poi hai provato l'avventura in Francia che poi è stata cancellata dal lockdown. L'anno scorso, una breve parentesi a fondi, e adesso sei tornato a Bolzano. Sì, esatto. Sono, sono tornato a Bolzano dopo un anno di, di lunghi viaggi, diciamo. E sono, sono contento di essere tornato. E... Quello che per te è praticamente quasi la tua seconda squadra. Il Bolzano, tu sei cresciuto nelle giovanili del Verano, quindi questo è stato sabato scorso il tuo derby. Sì, esatto, è stato il mio derby contro la mia, la mia squadra dove sono cresciuto e alla fine adesso già anche il mio terzo anno a Bolzano, infatti cioè, è proprio il mio derby, sì, era il mio derby. <ride> Rimaniamo un attimo sul derby perché è stata una partita forse non spettacolare, ma cioè, non bella pallamano, ma molto intensa, molto fisica. Sì, è stato proprio un derby come, come li conosciamo, con, cioè è stata una battaglia dal, dal primo all'ultimo secondo, dobbiamo dire tutti che cioè, si è visto che non era troppo bello da vedere, però tutte e due le squadre hanno... Battuto al massimo c'erano i due portieri che erano davvero in forma, che hanno parato non so, Martelli più del 50%, anche Amone sarà stato lì. È stata una vera battaglia e alla fine abbiamo vinto noi. Infatti, siamo contenti della vittoria, ma siamo anche consapevoli che dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista ancora. Hai detto i portieri sono stati i due migliori in campo e sono perfettamente d'accordo con te. Possiamo dire che i due peggiori in campo sono stati gli arbitri, che non hanno tenuto in mano la partita, eroi a destra, a sinistra, o sì, comunque no. tanta anche nel finale. Sì, per essere sincero, non, non sta a me a criticare gli arbitri, però veramente sono state delle decisioni che tutte e due le parti non, non potevano essere d'accordo, non solo che dicevi. Fischiavano male contro il Bolzano, contro il Merano, era proprio contro due Non era le... la partita sì. in giro, si vedeva. Torniamo a parlare di voi: questa è una vittoria che a voi fa tanto, tanto bene perché la partenza non è stata delle migliori? No, infatti, perché il Bolzano negli ultimi anni aveva sempre la squadra per vincere lo scudetto, quest'anno è un po' cambiato. Le aspettative sono alte lo stesso perché siamo una bella squadra, però dobbiamo. Dobbiamo ancora trovarci, eh, certi schemi non funzionano ancora, non ci capiamo in difesa. Abbiamo ancora un, un, un sacco di cose da migliorare, ma speriamo che migliori tutto col tempo. Quest'anno poi ci sono di nuovo i play-off, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. No, infatti, sicuramente questo è anche il nostro obiettivo. Eh, il nostro primo obiettivo è arrivare alla Coppa Italia per poi cosa succede e, niente, lavoreremo sodo negli allenamenti, eh, diamo sempre tutto e dobbiamo solo vedere di, di farlo poi anche in partita. Io penso poi voi anche più avanti, hai citato la Coppa Italia, sarete la squadra che nessuno vuole incontrare perché sulla partita secca il Bolzano può vincere contro tutti. Sì, eh, questo che abbiamo detto anche noi quando parla, parlavamo tra di noi. Eh, nello spogliatoio, quando, dopo la sconfitta contro il Cassano, che noi veramente se siamo in giornata possiamo vincere contro di tutti, come che veramente possiamo anche perdere contro tutti. E questo è anche, fa anche vedere il bel valore del campionato, dove veramente c'è cioè, un campionato abbastanza equilibrato. Abbiamo anche visto adesso il Capi che ha battuto il Cassano questa giornata. Può succedere davvero di tutto. Torniamo a parlare un attimino di te. Tu mi dicevi che stai per concludere i tuoi studi? Sì, adesso mi mancano due esami, la settimana scorsa ho fatto un altro esame, io studio scienze motorie e vorrei laurearmi entro metà del, del 2022. Adesso vediamo come prosegue, quanto riesco a studiare, cosa riesco a fare. E, sì. e poi hai già deciso cosa farai da grande? Eh, da eh, grande, eh, grande eh, è da grande a me piacerebbe fare il professore di educazione fisica o sì, eh, sarebbe un obiettivo questo eh, ovviamente anche restare nel mondo della pallamano, quindi anche no, insegnare sì, pallamana sì questo sicuramente anche che quest'anno alleno anche l'under 15 insieme a Eric e così sì anche mi piace anche fare la, Jonas, io ti ringrazio di questa chiacchierata e come sempre facciamo un brindisi. E in bocca al lupo per il proseguo del campionato, in bocca al lupo per gli ultimi esami che ti mancano e, e poi ci vediamo sicuramente in campo per brindare insieme. Sì, Alla è tua. Ciao Luca, grazie. In alto adige. Ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Cronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Sempre simpatico Johnny Mattattu, ha avuto anche comp compagno di squadra, un po' un globetrotter lui, no? ha girato, girato mezzo. Sì, no, ma fa bene, ha giocato un po' in Francia, ha giocato un po'. Al Fondi, adesso è tornato qua in Alto Agi, fa piacere se i giocatori rimangono un po' qua nelle squadre quindi, eh, e poi è anche un bravo ragazzo. Mm. È uno anche che vi dà una mano ancora col settore sì, giovanile? Sì, sì, lui gestisce l'Anda 15 con Eric, mm. fa mm. la seconda squadra dell'Anda 15. Ha già mm. fatto i piccoli con la mano quando c'era qua e adesso fa l'Anda 15. Mm. Eh, ottimo, andiamo a vederci invece la partita del Pressano, il Pressano con Siracusa è tornato alla vittoria, una bella vittoria convincente, andiamo a vedere come sono andate le cose. Con una prestazione ampiamente positiva e un match mai in discussione, la pallamano Pressano Cassa di Trento porta a casa vittoria e due punti dalla quinta giornata di Serie A Beretta. Sul parquet del Palavisse, che i gialloneri hanno ritrovato dopo più di un mese, Hello. la squadra di mister Alessandro Fusina ha superato nettamente i siciliani della Team Network Albatross Siracusa con il punteggio di 27 a 21, un risultato che va stretto ai trentini per quanto visto in campo. Incontro gestito per la quasi totalità dei 60 minuti da parte della squadra di casa, compatta e vincente. Recuperati gli infortunati Moser, Fadanelli e Dallago, le rotazioni per il team trentino si sono moltiplicate e con esse il risultato in campo. Avvio subito di marca giallonera, apre Dallago, poi a turno la formazione locale continua ad aumentare il vantaggio, nonostante parecchi errori al tiro. È infatti la fase difensiva, a funzionare alla perfezione, retroguardia attenta, Loizos impeccabile e dopo 13 minuti lo score dice 5-1. C'è tempo per riprendere fiato, poi nuovo affondo giallonero in contropiede verso il 9-2 che si mantiene sostanzialmente tale anche negli ultimi minuti del primo tempo, chiuso sul 12-4. Solo quattro 4 reti realizzate sottolineano le difficoltà della squadra siciliana e al contempo la bontà dell'operato giallonero. Stessa musica anche nella ripresa, ritmi più alti, attacchi più vivaci e il match si fa movimentato. Il pubblico del Palavis, alla presenza tra gli altri della Presidente del Coni Trentino Paola Mora e dell'Onorevole Martina Loss, si diverte. Rotazioni, gioco fluido e per Pressano è facile aumentare il divario. Si arriva fino al 22 a 11, che mette in ghiaccio una partita già segnata da parecchio. Gli ospiti rialzano la testa solo nel finale, ma ormai è troppo tardi. I gialloneri guadagnano due punti, ritrovano fiducia e classifica e ora guardano alla difficile di trasferta di sabato sul campo del Merano, sconfitto nel derby con il La Bolzano. Sarà scontro diretto per la parte alta della graduatoria. Innanzitutto sono rientrati degli infortunati o, o, o quelle defezioni che abbiamo avuto nell'ultima gara esterna a Fasano. È normale che con un roster completo... Ho la possibilità di fare più rotazioni, quindi mantenere sempre un livello di gioco alto. Eh, oggi mi è piaciuta la difesa particolarmente, eh, che permette anche alloizos di potersi esprimere ai suoi livelli. Eh, primo tempo penso che abbiamo subito quattro gol e poi era tutta già in discesa. Credo che la partita si fosse conclusa già dopo i primi 30 minuti. Oggi il... Il Pressano non ci ha fatto giocare assolutamente, e devo dire che alla fine il risultato è clemente per noi perché forse eh, per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo messo in campo meritavamo forse una punizione più severa. Purtroppo è la realtà dei fatti, a prescindere da Bobicic, da questo e da quello, oggi non, eh, non bisogna sempre accampare delle scuse o degli alibi o delle assenze, queste cose qua oggi non ha funzionato niente. Quindi è giusto che siamo usciti sconfitti dal campo e ripeto, anzi, eh, il, il risultato ci, un attimino ci, ci premia oltre misura. Ecco, in Croci stavamo vedendo questa partita, sabato ci sarà il derby a Merano, Merano Presano e voi andate a Siracusa. No? Sì, esatto, noi venerdì partiamo in Sicilia e poi sabato giochiamo con Siracusa. È difficile conciliare queste partenze, andare a... tu sappiamo che hai famiglia, bambini, eh, lavoro. Sì. Sì, per fortuna conosciamo il calendario già ad agosto, quindi uno si può organizzare, comunque questo fa parte dello sport, fa anche piacere fare le trasferte perché comunque è, è sempre bello con la squadra eh, girare e poi giocare, quindi eh, anche volentieri uno si organizza. Siamo arrivati al momento di vedere gol e parate di questa settimana, i 5 gol e le 5 parate, andiamo a vedere... Quali sono state scelte dalla, dalla giuria, un pochettino di giornalisti, un po' dagli allenatori, chiediamo sempre uno per le società, partiamo dalla clip dei gol. Visto eh, questi quattro gol. Il tuo preferito, sì, allora ehm, ovviamente la volante è sempre bella. Devo dire che anche a Niklas, in questo caso, ha fatto un gol da veramente angolo, angolo piccolo contro Fobio. Che tutti sappiamo che eh, già con la sua esperienza e la sua posizione che ha in porta. Quindi, ehm, secondo me, il, il gol più difficile. A segnare era, era questa di Yaniklas, poi come spettacolo che in queste votazioni ovviamente ci sta, ovviamente la volante non è sempre bellissima. La Campo. Uli? Sì, quella di Eric, perché non ce l'aspettavamo proprio, vedi anche che il, il pubblico poi era partito, perché nessuno se l'aspettava mm. che lui usciva da qua e facesse un gol così, forse perché l'ho vissuto, è quello che... Qua mi Poi era piace un momento particolare dove stavate recuperando, sì, infatti, eh, è vero? infatti sì. Mm. È stato veramente un bel gol. Poi il secondo tempo ne, ne, hanno, dire, ne beh, ha fatta una al Merano che gli hanno fischiato invasione perché giustamente uh -huh. era Berkeley che mi sembrava toccato. Il sì. piede. Uh -huh. Bene, vediamoci i, le parate, anche qui sono le parate scelte per questa settimana. Ecco, Uli, parto con te. La parata sua, secondo me. Sì? Sì, perché mi sembrava quella più difficile. Lì da merano non si capiva bene se Matali ha proprio tirato addosso o no. Sì, Ma a me è piaciuta più di quella, quella lì. Cristian, hai un voto in più per cui <ride> No, <ride> eh, allora, ehm, la mia e quella di, di San Paolo erano parate, insomma, da, dal terzino, con, con un muro abbastanza... Messo bene, eh, a me invece la parata di Armones eh, mi piace di più perché conoscendo Lucas, perché ho giocato con lui, ho giocato contro di lui, conosco il suo, il suo braccio e so che lui i rigori eh, li sa tirare bene. Lì veramente Armones ha aspettato, dopo la, mi sa, dopo la terza finta ancora era lì fermo e questo ha fatto veramente bene. Quindi io per me la. La parata più difficile era quella di mm. Ricordiamo: si può votare questa settimana sulla pagina Facebook da stasera, poi vedremo chi ha vinto. Noi siamo veramente in chiusura. Uli, grazie di essere intervenuta. Grazie a te. Sempre in bocca al lupo per il tuo lavoro sì. col settore sì. giovanile. Sì. C'è bisogno di persone come te, anche nella pallamano che, che grazie. lavorano. Per grazie. grazie. Grazie, in bocca al lupo. Adesso voi... Iniziamo con i primi campionati, hanno 17 Serie B, hanno 17 femminile anche adesso con metà novembre. Mm. Abbiamo delle belle, delle belle squadre. L'anno 17 secondo me è molto forte quest'anno, anche le ragazze. Vediamo mm. come cioè va una, a finire. Una, una ragazza mi sembra che sia andata a scena adesso. A Knoll, giusto? Sì, okay. però lei non faceva più parte no, della Ha, ri ha ripreso? Ha ripreso, Beh, ha... ha ripreso, dopo i studi è tornata ha ripresa e adesso è andata lì da Lucas. Tra l'altro ha fatto sette gol nella Sì, prima sì, l'ho visto. <ride> <ride> no, ma l'Anna è stata sempre una giocatrice molto bella, devo dire. In bocca al lupo. Grazie, <ride> crepi. <ride> Cristiano, anche a voi, in bocca al lupo per la trasferta, per la stagione. Sì, grazie Walter. Noi continuiamo e poi vediamo dove arriviamo a fine campionato. Bene, io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che ci seguono ogni settimana, ringrazio ovviamente tutti coloro che, che contribuiscono alla realizzazione di 7 Metri e le amiche e gli amici della Pallamano. Do appuntamento fra 7 giorni qui su VB33. Ciao, ciao a tutti e alla prossima!